Ciao a tutti da Brescia in bici, oggi qui a Brescia tempo pessimo, piove e siccome non ho tanta voglia di andare a prendere un po' di acqua, abbiamo una super puntata con un inviato speciale, quindi passo la parola a Riccardo. Vai Riccardo! Buongiorno, buongiorno. Oggi puntata speciale di Brescia in bici a Copenaghen. Sono Riccardo e vi porto oggi a lavoro con me, o meglio, sul tragitto per lavoro. Ora sono le 6:36. Oggi si fanno 32 km, di cui 18 in treno e il restante in bicicletta e poi vi faccio vedere come funziona. E ora si scende nel basement per, oh, che culo, andare a prendere le biciclette. Eccoci arrivati e ora vi faccio vedere com'è un seminterrato qua con tutti gli stalli per le biciclette. Da questo lato ce ne sono veramente poche, dal lato ce ne sono molte di più perché l'ingresso è più ampio. Zaino in spalla e borsa attaccata e ora andiamo in stazione che è qua a 800 metri e vi faccio fare il serpentone rosso tanto iconico di Copenaghen. Fa meno freddo di quello che mi aspettavo, anzi dai, parliamo in italiano corretto. Fa meno freddo di quanto mi aspettassi. Ed ecco il serpentone. Dai che se riesco a prendere il treno prima delle 7 pago pure un euro in meno. Per ottimizzare i tempi ho pure la carta viaggio qua nella manica, così non devo nemmeno tirarla fuori per pagare. Verde. Ora, unico tratto di ciclabile a doppio senso in tutta Copenaghen. Eccoci in stazione a Dibosbro, stazione dei treni rossi, gli S-Train. Ora si fa check-in, come dicevo, nella manica, così contactless. Ho la fortuna di avere il treno che arriva in un minuto, fa una valanga di stazioni, fermo al capolinea, sono 26 minuti e poi ne facciamo un'altra mezz'oretta pedalando, circa 18-20 km. Ora su questi treni qua la bicicletta entra gratis. Compiuta, treno preso alle 6:55, quindi si paga un euro in meno. Ho messo sullo zaino una vicata rinfrangente autocucita, ci ho fatto io i bottoni, ci ho fatto io la giuntura qua ed è veramente ottima. Ho preso le strisce da un giubbotto catarinfrangente rotto, però d'inverno mi ha aiutato tantissimo perché gli inserti sono sempre minuscolo e quindi questo qua è un ottimo metodo per essere visti. Cosa da far vedere è che ci sono le direzioni per entrare e uscire, e questo prima del Covid, così da non creare assembramenti e incroci, anche perché solitamente qua dopo ci sono una valanga di biciclette. Si fa check out. Tipo circa 5 euro per questo viaggio. Se sentite la musica classica, questo è Uncomfortable Design, viene fatto per evitare appunto che la gente resti qua a bighellonare e a dar fastidio. Ho scoperto su 99% Invisible, che è un podcast che consiglio tantissimo, e adesso faccio caso a un sacco di cose tipo queste. Sono le 7:23, 26 minuti dopo, e vabbè, non è male. Entriamo ora a Edeusene, che è un piccolo centro abitato, e qui vorrei far vedere come la pista ciclabile diventa a doppio senso. Qua siamo su una superstrada ciclabile, Super Cyclostien, come si chiamano in danese,
ma a parte queste, fuori da Copenaghen o comunque dalle grandi città, la cultura anche in Danimarca è abbastanza autocentrica e non si vede dai dettagli e dalle piccole differenze che ci sono con l'infrastruttura di Copenaghen. Attraversamenti dipinti con un altro colore per visibilità. Da notare qua, ciclabile estremamente ampia, famiglia di 3 persone che va a scuola dall'altro lato, spero la vediate. Avrebbero potuto fare 1,5 metri di ciclabile, quindi circa questo, e 3 corsie. Ecco, purtroppo in Danimarca sono ancora legali gli scooter a motore a scoppio, limitati a 30 km/h, vanno alla stessa velocità di una bicicletta elettrica praticamente, consumano il triplo, fanno un odore infernale e anche il rumore. Beh sì, altre ruote potrei anche mangiarlo fuori forse, non queste lascio stare. Mentre rotonda. È un Petersen. La stacco sennò. Con gli anelli che vanno a scuola in bici, come dovrebbe essere tutto il mondo, ci fanno più di 5 km sti qua sicuramente. È lungo la merda. Ecco qua, all'ingresso dell'autostrada in città, macchine incolonnate e la bici la va in ancia. No, tutte ferme. Comunque sono le 7.40, poi capisco la scusate che l'auto mi lascia passare, senza solo io, in ciclabile. La bicicletta, il rispetto è molto diffuso. I danesi vanno piano in auto, c'è chi dice troppo, però meglio essere prudenti e non ammazzare nessuno, mi benvenga, dovrò andare piano con cautela. Parlando di doccia, poi vi porto nel mio spogliatoio, che essendo un'azienda piccola, tutto minimalistico essenziale, però c'è. Ci avviciniamo al centro, questa è la stazione centrale di Roskilde, e vediamo come nonostante lo spazio enorme, le macchine hanno una corsia di dimensione minima e nessuno spazio per il parcheggio. Parcheggi pochi a pagamento, fino al suolo pubblico perché deve essere rilasciato gratuitamente ad un privato. Ora qua strada a basso scorrimento, velocità 30 all'ora. Dai, qui possiamo andare in strada insieme alle auto. Nessuna ciclabile, nessuna bike lane. Ufficio in vecchia chiesa sconsacrata. Scansiamo. Tempo di percorrenza 27 minuti e 17 secondi. Eccoci arrivati alla Hybrid Green Tech. Eccoci, ufficio, mettiamo a muro, cioè, dal mio armadietto un po' spartano, vedete, ho scarpe, vestiti puliti che ho portato qua l'altra volta, l'accappatoio, e vi porto a vedere lo spogliatoio. Luce, pensa automatica, bagno, spogliatoio, fondaccia inclusa. Questo sembra un niente, ma è fondamentale, senza di questo non potrei venire in bici. Facciamo un po' di unboxing dello zaino. Quello che c'è dentro è ricambio fresco di biancheria, la t-shirt fresca e per il resto tutto quanto, vabbè, ho il pranzo e un po' di altre cose, il computer perché essendo un'azienda piccola non abbiamo la mensa. Questo è il mio bike to work e se avete domande mettetele nei commenti. Ciao!